Questo lo devo rinominare, scusate. Tanto Raul c'ha tanti nomi, quindi. Porca puttana, Raul! Stai scappando dagli zombie, Raul! Ciao a tutti ragazzi, io sono Eagle, benvenuti sul mio canale. Oggi stiamo qui su No Man's Sky in cerca, indovinate di cosa? Di risorse. Allora, questa è la mia navicella, quella che mi hanno dato visto che ho fatto il pre-order. Poi sono andato un pochino avanti, nel senso che questo è il mio nuovo multi-tool, che ha 8 slot, un pochino più grande. E nel pianeta sono riuscito, nel pianeta in cui stavo, l'ultimo, sono riuscito a trovare dei potenziatori, potenziamenti, potenziatori di tuta. Sì, perché stavano tipo dentro delle capsule di atterraggio sparse nel pianeta e ne ho trovate due, quindi sono diventati 14 gli slot. Poi l'astronave è da 12, da 16 slot. E niente, ah, una cosa che ho fatto è questa. Pianeta Radius, ragazzi, dove stavamo prima. Ho scoperto tutti i punti di navigazione e tutti gli animali. Infatti, completamento 100%. Una volta completato al 100%, mi hanno dato 300 unità. 300.000, scusate. 300.000 unità. Cliccando qui si è caricato il tutto e mi hanno. Infatti il coso di caricare, cioè di scoprire tutto quanto è tanta roba, veramente. Igolandia non è stata scoperta al 100%, perché mi dice così? Vabbè, magari rimane su questo. Quindi niente, andiamo, io direi di andare in un altro pianeta. Anzi, lo sapete che vi dico? Oggi facciamo il salto temporale. Nel senso che se apriamo la mappa, però devo stare sopra. Allora. Comunque queste navicelle che volano dentro la stazione spaziale sono tutti NPC, eh. Allora, questo è Radius, quello che ho scoperto tutto. Poi quella è Igolandia, il nostro primo pianeta. Allora, se premo M possiamo vedere. Oh, questo è il nostro sistema Calloris. Allora, mi dice 5 pianeti, una luna. Io infatti direi di andare a scoprire anche gli altri due pianeti, visto che ne ho scoperti solo. Distanza dal centro dell'universo, vabbè, questo ve l'avevo già detto, no? Sono tanti anni luce. Potrei andare qua. Qua ci sono tre pianeti. Distanza dal centro. Sono tre pianeti. Però io avrei voluto scoprire gli altri pianeti qua. Ma andiamo a scoprire gli altri pianeti, poi facciamo. Oh, che succede? Allora, Igolandia, quello lo ha già scoperto Auronis, questo non l'ho scoperto. E allora andiamo qua. Vai piccolo, vai piccola come volli. Dai, siamo un attimo. Nove, otto, sette, sei, cinque. Vai. Ho rallentato.
sempre 14 secondi. Dai, 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 stiamo entrando, stiamo entrando. Allora, dove atterriamo, ragazzi? Vedete di atterrare qui, qui, dai. Pianeta prosciugato. Bioma del vento. Ok, cari, carissimi. Ah, vedi, oh, c'ho le righe qua dietro. Come potete vedere, questo multitool è molto più veloce e si surriscalda più lentamente, quindi... Poi degli alieni mi volevano offrire un multitool che però era un pochino più scarso, quindi... Oh! Madò, quanto sono brutti questi! A questo dagli il nome di Tyler o di Brawl! Guarda quanto sono brutti! Energia su bordo vitale, basta. Va bene così, dai. Allora, platino, prendiamo un po' di platino. Qui c'era... Punto, punto, ok. Questo è ferro, anzi un po' di ferro mi serve. Dicevo, sulla stazione spaziale le navicelle che vediamo sono le navicelle di altri di NPC, no? E che ci puoi commerciare, ci puoi proprio... Mi puoi comprare pure la navicella. Sono tipo felini con... felini squali. Allora, intanto sto pianeta lo chiamiamo... del vento, Eolus. Eolus. Eolus, ok. Questo lo carichiamo, no. Carica. Carica. Quanto è brutto questo. No, questo comunque, ragazzi, vince premio più brutto. Questo lo devo rinominare, scusate. Tanto Raul c'ha tanti nomi, quindi... Porca puttana, Raul! Stai scappando dagli zombie, Raul! Oddio santo. Allora. Aspetta una tecnologia, aspetta una tecnologia, aspetta una tecnologia, ok. Quello che vorrei fare però, come vi ho detto... Ah, qua serve il chip bus, dopo lo facciamo. Quello che vorrei fare è fare il salto da un sistema all'altro, però... Scusate, fatemi vedere una cosa, perché se io faccio... Scopro tutto qui, quanto mi dà? 275. A me servono i soldi per comprarmi un'altra navicella, quindi... Ragazzi, mi sa che il salto... da un altro pianeta lo facciamo... nel prossimo video, perché qua... Allora... Astronave Exoduta, vai. Prodotto creato. Prodotto creato. Solo due. Vediamo, i punti interessi, facciamo avamposto coloniale, rifugio. Ok. È un rifugio, vediamo se sta magari un pochino più vicino.
capsula d'atterraggio rilevata, 4 minuti, ok, andremo qui. Anche se lì c'è sta della roba o sbaglio? Eh sì, è un'altra struttura quella. Dopo andremo là. Allora, prendiamo il legno perché... ci serve... infatti ci serve e facciamo anche gli altri due... prodotto creato! Prodotto creato! Gli altri due bypass. E così anche il monolito... facciamo subito... vai... minuti, sta pure vicino alla navicella, quindi va bene, andiamo là. E per ultimo sta trasmissione, che ancora non ho ben capito che cavolo sia. E questo sta lontano a 9 minuti, no? Cazzo sono sti piselloni volanti. Sto a 3 minuti da là, ok, andiamo là. E impariamo una nuova parola, ragazzi. Energia a supporto vitale. Bene, mi piace, ok, ok. Cioè, ok. Zinco mi serve, vai. Questo pianeta è bello ricco, eh. Rame. Fighissimo. A me va. Mazza quanti. Quanti materiali ci stanno su sto gioco. Poi il rame che vola è famoso. Mi è crashato. Mi è crashato, ragazzi. Vedete? Non torna più nel gioco. Dio santo! Scioglio crede. Ok, ragazzi, ho preso la navicella per arrivare qui al monolito. A 10. Quindi, unità. Mazza qui. Imparo veramente tante parole. Dai, eh. Questa invece che è? Inaccettabile. Questa. Gas. Appoggio il mio palmo sul monolito, ma indietreggiano appena reagisce al mio tocco sciogliendosi. La roccia fusa gronda davanti alla pietra, esponendo una cavità profonda. Al suo interno noto ricchezze oltre ogni immaginazione, antiche tecnologie e cariche mi aiutano nel mio viaggio. La lava continua a scorrere. Che faccio? Entro, indietreggio? Io entro, ragazzi. No. Quindi è peggiorata. Vaffanculo, è peggiorata la mia reputazione. Scusate, ragazzi, ma io volevo le tecnologie, volevo il sapere.
porta, eccola. Eccola, questo è quello dove vi dicevo, vedi? Altro posto e me lo fa comprare per 20.000 unità e io lo compro. Grande. Ok. Poi carichiamo un posto. Carichiamo questo. 4 animali mi mancano, ok. Allora. Adesso, allora, lì ci sono stato. No, è radiofaro no. Radiofaro no. Vorrei andare. Un po' dal centro. A piedi, però che la cosa sta vicino a me. Qua. 2 minuti. Andiamo qua, va. Ci vado a piedi. Protezione termica. Stabile. Fa freddo, fa freddo, fa freschetto qua. Meno 60 gradi, raga. Porca troia se fa freddo. L'eridio, ce l'ho. Ce l'ho. Fammi vedere perché tanto non è che lo uso tanto. Eridio, sì, ce l'ho già. Anzi, questo lo leviamo pure da qua. Carbonio. Per ferro. Carbonio no, magari, me lo tengo. Energia a supporto vitale. Basta. Accuso il freddo, vabbè. Stranamente. Vabbè, dopo 3 pianeti caldi questo è il minimo che fa. Esausto, lo livelli di temperatura stabili. Sotto i 60, 60 gradi. Sotto il meno 60 non accuso, figo. Ok. Un'altra base aliena, vediamo un po' cosa ci troviamo qui dentro, va. Io entro su qua. Oddio, questa è una base abbandonata, già l'ho trovata sull'altro pianeta. Voi non l'avete mai vista. O forse sì, chi lo sa. Allora. Qualcosa che mi aiuterà nel mio viaggio, va bene. Nuova tecnologia. Soppressore di tossine. Ah, piogge acida, è vero. Ancora non l'ho incontrato io per fortuna. Vabbè. Fuoco accelerato teta. Vabbè, che i cannoni su una navicella a me ora come ora non è che mi frega più di tanto. Le mie difese sono aumentate, ok. Possiamo andare? Ok. Qua c'era da scoprire, però fatemi vedere se c'è, eccolo, se c'è, eccolo qua. Salviamo subito così. E niente ragazzi, io penso di concludere qui l'episodio. Volevo fare il salto planetario lì, andare in un altro sistema, però facciamo così. Io finisco di esplorare questo mondo senza che vi faccio vedere ogni singola cosa, perché tanto se no
poi qua diventa cosa. Cioè, per me che la gioco mi diverte. La gioco mi diverte, per voi magari che state guardando il video potrebbe essere un po' ripetitiva. Quindi io direi prossimo video, che magari riesco a farsi il salto planetario. Quindi aprire tutto qui, in questo pianeta, e poi ci vediamo prossimamente, ok? Ciao belli!